Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco stiamo girando una bella playlist molto pratica, tutta dedicata alle piante d'appartamento. Ora andremo a girare una domanda alla nostra esperta Francesca Vernile, che è la seguente: quando va cambiato il vaso alla pianta che ci è stata regalata o comunque che abbiamo acquistato? Eccoci qui Francesca, allora, quando va cambiato il vaso? Soprattutto come facciamo a capire che il vaso va cambiato? Allora, il vaso di una pianta d'appartamento va cambiato quando tutte le radici hanno riempito lo spazio a disposizione. A seconda della specie, questa operazione può essere fatta più o meno frequentemente. In linea generale possiamo dire ogni 2 o 3 anni. Non diamo alle piante un vaso eccessivamente grande, questo è abbastanza inutile e anche un po' controproducente. Quindi cerchiamo di capire quando appunto tutto il pane di terra è stato riempito, la pianta quindi la vediamo che stenta a crescere ulteriormente, perché significa che non ha più spazio a disposizione. Per i filodendron, ad esempio, questa operazione è rimandata molto più a lungo, perché preferiscono invece proprio magari spazi piccoli, essendo piante epifite, cioè che si sviluppano principalmente con le radici aeree. Per altre piante invece è necessario avere uno spazio di crescita delle radici e quindi dovrà essere fatto più frequentemente in vasi un po' più capienti. Ma tu prima hai detto che non è conveniente, controproducente usare un vaso troppo grande, perché? E perché comunque le radici della pianta non riescono ad espandersi bene, e quindi anche tutto il terreno che non è occupato dalle radici tende a rimanere troppo bagnato. Perché chiaramente dove sono le radici loro prendono l'acqua, dove non sono le radici il terreno rimane bagnato. Voi, se fate caso, se lasciate un vaso dove non ci sono piante, questo chiaramente rimarrà bagnato più a lungo, perché non c'è la pianta che succhia l'acqua. Quindi se il terriccio intorno alla pianta rimane troppo bagnato, rischiate comunque problemi per la pianta. Quindi il famoso ristagno idrico. Il famoso ristagno idrico. Quindi perciò dobbiamo cambiare il vaso un po' alla volta, come si fa con le scarpe e con i nostri piedi. Esatto. Giusto? Scusa l'esempio, però più o meno bisogna fare così. Sì. Ok. Qualcos'altro, qualche segnale che ci lancia la pianta? Una crescita stentata, sostanzialmente una crescita stentata, quindi non ci sono più nuove foglie, la pianta comincia anche a perderne qualcuna, perché chiaramente non riesce a dargli nutrimento e quindi è giunto il momento. Quindi non rischio in questo caso di confonderlo con una posizione, per dire, sbagliata? Dobbiamo assicurarci prima che la posizione è giusta, magari vediamo anche un cioè, po'. Cioè, del tipo, è stata bene fino adesso la pianta in quella posizione, quindi... Sì. Quindi magari prima andiamo a vedere se c'è un attacco parassitario, se non c'è un ristagno d'acqua, se comunque la pianta appunto non presenta altre problematiche, poi magari la solleviamo un po' e vediamo che le radici sono arrivate fino al bordo, allora capiamo che è giunto il momento. Bene, allora quando dopo è giunto il momento vi invitiamo ad andare a vedere sempre un video dove Francesca ci mostra proprio come fare questa operazione, che da una parte è semplice, però vuole anche lì i suoi giusti accorgimenti. Grazie a Francesca, vi chiediamo di mettere un bel pollice all'insù e a condividere il nostro video nei social. Ciao, alla prossima!